So che stasera sarò contenta, che la mia combriccola mi festeggerà, ma adesso, alle 9:05 del mattino, mentre oltrepasso il cancello della Poker S.P.A., un brivido di paura s'arrampica su per la schiena. La Poker S.P.A. è una software house torinese, è nata nel 1980 e si occupa di sviluppare e rivendere software per le imprese. Da un punto di vista molto ampio, l'innovazione di Poker esiste da sempre, e cioè nella sua capacità di comprendere le esigenze delle aziende e del mercato e anzi di prevederne le esigenze e i problemi del domani. Negli anni 80 l'azienda di informatica era principalmente un grande esperto di quello che oggi chiamiamo hardware, a cui accostava la capacità di sviluppare dei programmi per andare a soddisfare le singole necessità. Poker ha un trascorso di rivenditore di marchi importanti, primo tra tutti Hewlett Packard. Qua possiamo vedere un esempio di una prima stazione di lavoro del 1980. Erano stazioni costosissime dove la componente hardware aveva un valore economico, una rilevanza economica che era quasi 10 volte superiore a quella della componente che oggi chiameremo software. Col passare del tempo queste proporzioni si sono assolutamente invertite, ma con il passare del tempo il ciclo di vita delle soluzioni proposte si è accorciato e è aumentata esponenzialmente la casistica di soluzioni da trovare, quindi di problemi da risolvere, e quindi Poker ha avuto la capacità, oltre che la necessità, di adattarsi a questo tipo di cambiamento. Se nel 1980 si parlava di diversi milioni per una stazione di lavoro, oggi le proporzioni sono cambiate. Non si vende un hardware, non si vende un software, bisogna perfezionare una soluzione. Con la fondazione Human Plus, il fattore scatenante dell'innovazione è Sugar CRM. Poker è uno dei partner italiani che può vendere, distribuire e installare Sugar CRM, che è una piattaforma open source, cioè un software di nuova generazione, di una tipologia completamente diversa da come si faceva l'informatica fino a qualche anno fa, e questo è un pochino il motore che dà la nuova direzione alla ricerca di Poker e al suo modo di sviluppare software. L'offerta di Poker si suddivide in 5 tipologie di prodotti e servizi. C'è una parte che riguarda il software gestionale, che è ed è stato il core business da sempre, con un prodotto proprietario che si chiama Quasar X. C'è una parte che riguarda la business intelligence, che poi è oggetto di novità e di ricerca innovativa al pari del CRM, che si appoggia oggi su piattaforme open source. C'è la parte relativa alla gestione documentale e più nello specifico al business process management, quindi al disegno e all'utilizzo di workflow, e c'è l'ultima parte di attività che riguarda invece l'infrastruttura tecnica, le reti e i sistemi informativi in genere.